Ben ritrovati e ben ritrovate qui su un altro episodio in compagnia del vostro Diabotex su Bravely Default 2. E io direi che possiamo continuare. Ho livellato un po'. Dovrò livellare ancora un altro po', secondo me. E vediamo un attimino. Devo ingrandire la mappa. Allora, lì cosa abbiamo? Prima di andare nella destinazione, insomma, principale della storia, andiamo a vedere cosa si nasconde qui, ragazzi, perché c'è questo, diciamo, questo triangolino qui, no? Che non è della missione principale, ma sono curioso di vedere di cosa si tratta. Cos'è qui? Vado, ma non succede nulla. Quindi proverò, mi devo accampare magari, non so, Non ho ben capito di cosa si tratta. Proviamo a fare un accampamento qui magari, ma non credo sia questo. Vediamo, Vediamo un po', tanto le tende qui ci sono, ma non credo che... Vabbè, ragazzi, andiamo nella destinazione principale, della missione principale, anche perché non so se questo sarà un gameplay... anche l'aggiornamento della TV è arrivato. E allora, non so se questo sarà un gameplay molto... come si dice? Breve oppure no, perché io... avrei voluto livellare un altro po', quindi vediamo, insomma. Avrei voluto livellare un altro po' perché non ho... ho qualche presentimento un po' strano che potrebbe arrivare un altro boss, quindi stiamo un po' tranquilli, insomma. Vabbè, comunque adesso andiamo. Vediamo un po', andando nella destinazione corretta, cosa succederà. Bene. Ok, poi appena dovrò livellare cambio la classe dei miei personaggi in modo che possono acquisire altre classi, perché mi farebbero veramente comodo. Allora, comunque, la destinazione dove bisogna proseguire è questa. Vediamo un po' di cosa si tratta, perché secondo me, non so, ci stiamo dirigendo... ecco, infatti, a volte quando inizi un combattimento, i mostri presenti nei paraggi si getteranno nella mischia, dando origine a una serie di battaglie. Gli scontri in successione sono più difficili da vincere, ma vale la pena provarci per i PC che puoi ottenere come bonus. Quante più battaglie combatti in sequenza, tanto più sostanzioso è il bonus. Per questo motivo, gli scontri consecutivi sono un ottimo modo per guadagnare rapidamente tanti punti classe. I PC sono punti classe, ok. Quindi, qui addirittura c'è anche un dialogo di gruppo da fare. Vediamo di cosa si tratta. Vediamo un po'. La leggenda dei cristalli, ragazzi. Senti, Gloria, ti andrebbe di parlarmi un po' di più di cristalli? Volentieri, secondo le leggende di Musa, sono doni degli dei che mantengono l'equilibrio e tengono lontane le calamità. Giusto. Quando ero piccola adoravo sentirmi raccontare le storie che li riguardavano. Molto tempo fa, nell'era degli dei, i quattro elementi fuoco, acqua, vento e terra si scatenavano senza freno alcuno. Bene. La terra tremava senza sosta, gli oceani ribollivano le fiamme, consumavano interi continenti e i venti soffiavano ininterrottamente. Fantastico. Le persone erano allo stremo, ma poi un giorno dal cielo discese un messaggero. Un po' più piccolini questi sottotitoli, non si potevano fare. Vabbè. L'umanità avrebbe ricevuto un dono, quattro cristalli per tenere sotto controllo i quattro elementi, ok? Così la terra divenne fertile, gli oceani si placarono, il fuoco iniziò a portare luce e calore e i venti si fecero brezza dolce e confortante. E finalmente potremo vivere in pace. Bene, accidenti non sono
esattamente cose da lasciar finire nelle mani sbagliate. Infatti, decisamente no. Ecco perché bisogna recuperarli senza indugio. Ok. Un altro dialogo, vabbè, ora andiamo un po' avanti, poi faremo un altro dialogo, Ora sono curioso di vedere qui cosa mi aspetta. Allora, qualche scontro, ragazzi, lo faremo, Non possiamo solo parlare, bisogna anche un po' combattere, anche per vedere questi nuovi nemici che ci attendono qui nei paraggi, nei meandri, ok? Bene, 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 via. È vulnerabile? Va bene. Anche perché dovrei salire un altro po' di livello, ragazzi. Io altri 2-3 livelli in questa zona vorrei portarli su, perché non so... Allora, innanzitutto qui sappiamo bene che la serie di Bravely non è mai semplice. Io adesso non è che la conosco personalmente, perché è il primo capitolo che gioco. Però, tramite un mio amico mi ha detto... Bisogna livellare un po', ecco, perché lui ha giocato, il mio amico Luca in questione, lui ha giocato i capitoli precedenti e quindi è meglio prepararsi bene. Va bene che io comunque, ragazzi, di base in qualunque gioco JRPG, RPG, livello sempre un po' più del dovuto, appunto perché più avanti non si sa cosa ci può aspettare. E quindi è sempre meglio stare un po' con i piedi per terra, ecco. Essere un po' più preparati non guasta, insomma. Bene, 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 vai. Buttiamoli giù. Li butteremo giù, ma sì. Io adesso non so se la strada che sto facendo sia quella giusta. Oppure no, ragazzi. Questo non posso ancora saperlo, No, lì però indica che devo andare verso giù, ma io poi non so. Ah, vediamo questo nemico qui. Ah, ok, non è qui la direzione giusta, però abbiamo un forziere, quindi da una parte è stata una direzione abbastanza giusta. Vai, si combatte. Abbiamo nemici nuovi, sì. Abbiamo molti nemici nuovi, ragazzi. Da padroneggiare qui, Che bello. Che bello. Che dolore. Mi ha tolto 6, ragazzi. Che dolore. Che dolore. Però ci mettono un po' ad andare giù, Non è che vanno giù in maniera molto... Come si dice? Attenzione, io qui posso fare una cosa, ragazzi. Se io, per esempio, carico i punti... Aspettate, aspettate. Perché non vorrei che poi più avanti c'è una boss fight. Vediamo un po' se io carico, In questi incontri così semplici magari mi carico un po' di punti... In modo che posso fare attacchi un po' più continui in caso di boss fight. Vediamo un po' se me li conserva da parte, ecco. Facciamo questa breve strategia. Questa super breve strategia, sì. 3 credo sia il massimo, ragazzi. Credo che 3 sia il massimo dei punti che si possono sommare da parte, credo. Poi credo di sì, proviamo. Sì, è il massimo, ragazzi. Quindi possiamo iniziare ad attaccare. Possiamo iniziare ad attaccare tutti, insomma. Che bello, che bello. Comunque un titolo che mi sta piacendo veramente tanto, ve lo dico veramente nella maniera più sincera possibile. Allora, vediamo un attimino. Colpo critico, va bene. Colpi critici che fanno sempre bene, ragazzi. Fanno veramente sempre bene. Quindi bisogna... Comunque anche l'atmosfera di gioco veramente ben fatta, veramente ben fatta. Ok. Ho ottenuto qualche oggetto, ma
Vabbè. A questo punto apro il forziere, anche se la strada da una parte era sbagliata. Ah, bruttissima sorpresa. Addirittura. Ah no, i punti qui messi da parte vanno usati nello scontro, se no era troppo semplice, vabbè. Ho provato una strategia che poi si è rivelata che non va bene, insomma, e vabbè, dai ragazzi, ci accontentiamo. Diciamo che ci accontentiamo, dai. Diciamo che ci possiamo accontentare per il momento. Che bello, che bello! Mi butto giù? Devo buttarli giù per forza, ragazzi, quindi... Speriamo che saliranno anche un po' di livello, perché mi farebbe comodo. Ecco, vai, allora, ora ce... Ah, ho ottenuto... Ah, una nuova spada, un pugnale. Vediamo, vediamo. Andiamo all'equipaggiamento. Vediamo un attimino, Attenzione. Qui qualcosina aumenta. Ma sì, dai. Perché no? Perché no? Bene, ok ragazzi, direi che per il momento possiamo proseguire a tornare, dobbiamo proseguire la strada qui, no, non mi fermerò a combattere in questa zona, assolutamente no. Andiamo un altro po' avanti, vediamo cosa ci attende, ecco, magari questo proviamo a sconfiggerlo, anche se credo che mi sia capitato negli scontri, E sembra, sì, infatti, però qui sono loro, quindi... E perché adesso mi ha conservato il punto che avevo messo da parte? Mentre prima no? Proviamo a portarli a due magari, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Ne accumulo due, vediamo se poi me li terrà da parte nella prossima battaglia. Veramente, non ho ben capito il perché, vediamo. Ok. State un po' calmi, state calmi tutti che adesso vi mandiamo giù in un batter d'occhio. Li manderemo giù in un batter d'occhio, ragazzi. Promesso che li mandiamo giù in un batter d'occhio. Cos'è qui? Ah, 2,58. Quindi volete picchiar giù pesante? Va bene, anche io picchio pesante, però state attenti perché non è che qui... Vi farò sconti, non vi farò nessuno sconto per quello che mi riguarda. Comunque ambientazioni fantastiche. Ambientazioni veramente fantastiche, ragazzi. Eh sì, veramente belle. Vai, uno è andato giù. Bravo, ripristinami la vita, ripristinami la vita, aiutami. Anche se Adele è messa un po' malino, È messa leggermente malino Adele, vabbè. Però. Qui attaccano come se non ci fosse un domani, Attaccano come se non ci fosse un domani, ragazzi. Che bello. Che bello. Che scontri. Che boss. Comunque picchiano qui, ragazzi, non è il classico gioco dove... E sto giocando a livello normale, non è che sto giocando chissà che livello di difficoltà, Allora, un altro forziere. Speriamo non ci siano sorprese strane al riguardo. Meno male. È andata bene questa volta. Questa volta no, andiamo. Non voglio combattere al momento, via. Credo che la strada, la direzione sia qui adesso, perché, insomma. Vediamo un attimino. Ah, qui è un punto di salvataggio. No, questo cosa... Ma che, siamo pazzi?
No, io per adesso questo qui non lo affronto, ragazzi. Vado un altro po' avanti, ma quello lì non mi prendo la responsabilità e la briga di cercare di batterlo, insomma. E invece, sorpresa, ci voglio provare, ci voglio provare. Voglio rendermi conto se è fattibile oppure no. Ok. È grandicello, ragazzi, è grandicello, eh. Bisogna stare un po' attenti perché è abbastanza grandicello. Quindi, allora, mettiamo un po' da parte qualche punticino qui, via. Vediamo un po' se possiamo fare qualche attacco. Perché a volte può sembrare gigante, no? Però poi magari non sarà complesso a sconfiggerlo. Vediamo un po'. Anche se è protetto da due uccellacci qui. Maremma, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Questo non va giù facilmente, ve lo dico. Non va. Cioè, mi ha dato un colpo prima. Mi ha devastato. Sono rimasto devastato, ragazzi. Vediamo un po' se riesce ad andare giù, Maremma, cosa devi fare? Cosa devi fare? Ecco, bravo lì, dammi energia. Dammi una mano. Dammi una grandissima mano. Che bordello, ma quanta energia c'ha questo? Non ci va giù, eh. Non vuole andare giù. Vediamo un po'. Ragazzi, questo non va giù, ve lo dico, eh. Non va giù facilmente. Come si fa? Come la mettiamo qui? Ah, ora vai giù però. Ora vai giù. Pagherà bene di esperienza? Dite che mi conviene. Mi è convenuto affrontarlo? Avrò buoni punti esperienza, vediamo. Insomma. Pensavo meglio, eh. Forziere, vediamo un po' cosa mi dai. Coltello da lancio per 4. Ragazzi, a questo punto, visto che abbiamo assodato che possiamo sconfiggerlo, andiamo a liberarci anche di quest'altro, va. Così almeno vediamo cosa ci dà il forziere, visto che abbiamo visto che possiamo sconfiggerlo, ci occuperemo anche di questo, insomma. Almeno aprirò il forziere in vostra compagnia. Ah, poi lui è da solo, quindi non ha aiutanti, ecco, bene. Ragazzi, questo è un botto di energia, 4.000 e passa. Vabbè, 802 colpo critico, ma stiamo scherzando. Nemmeno se fosse un boss primario. Nemmeno se fosse un boss. Questo fa male, ragazzi, questo fa malissimo. Però possiamo sconfiggerlo, abbiamo sconfitto anche l'altro, quindi... Sono uguali, sono della stessa specie, quindi voglio dire, insomma. Vediamo un attimino. Più di metà barra l'abbiamo fatta fuori, più di metà barra, però, insomma, c'è da fare ancora un po', eh. Che bello, ragazzi, lo butteremo giù a breve, che dite? Lo butteremo giù? Voglio ben sperare che sia così, eh. No, no, devo livellare ancora un po', devo livellare ancora un po', sì.
ecco, è passato a miglior vita, eh. Elvis è passato a miglior vita, vabbè. Che bello, è andato giù, ragazzi. Vediamo cosa contiene il forziere, forziere delle mie brama. Vediamo un po' cos'hai di buono da offrirmi. Vediamo, eh. Una tenda. Vediamo un attimino. Oggetti. No, siamo tranquilli. Pozione. Via. Bene, ora possiamo proseguire. Andiamo un altro po' avanti. No, per il momento non salvo, ragazzi. Andiamo un altro po' avanti, poi magari tornerò dietro per salvare. Ma ora voglio fare un altro po' di storia principale, diciamo. Ecco, voglio vedere cosa succede una volta arrivati a destinazione. Sono curioso, eh. Sono curioso. Poi questo, questa abilità che ho inserito, che mi dice quanti forzieri ci sono qui, è fantastica, così posso aprirli tutti. Vediamo un po' la deviazione da fare. Allora, qui è interrotta la strada, quindi non si può andare. Proviamo qui e poi magari un'altra salitina lì, eh. Vediamo un po'. Ecco, vediamo un po', ma bisogna combattere prima. Prima dobbiamo combattere, ragazzi. Un po' di pazienza. Ok, che ora li buttiamo giù in maniera veramente veloce, eh. Promesso. Non ce la faranno a sconfiggermi, tranquilli, andranno giù veramente in maniera devastante e veloce, promesso. Ve lo posso garantire, parola di Diablotex, parola di Diablotex che li manderemo giù, eh. Li manderemo giù. Li manderemo giù, ragazzi, eh sì. È quasi anche salita di livello lì, quasi quasi... Un altro scontro lo gradirei, così magari mi sale di livello in diretta qui durante la registrazione di questo gameplay, no? Ah, siamo arrivati, quindi ora cosa succederà qui? Vediamo un attimino. Ascoltiamo. Forgive me, beloved. I have been unable to visit as often as I would have wished. And I fear I shall not be visiting again soon. Thank you, all of you. Wow, what a view. She asked that she be buried here. She was so very weak toward the end, barely able to walk, let alone ascend these hillsides. Her last wish was that she at least be permitted her final rest in such a place. Though I was a poor husband while she yet lived, ere absent on some quest or other, I was able to give her this, at least.
But enough of my self-indulgence. We must away to Savalon without delay. Bene ragazzi, allora quello che c'era da fare si è fatto, insomma. Però un altro scontro io vorrei farlo, ripeto, perché mi sta per salire di livello un personaggio, come avete visto, quindi io vorrei che sale di livello, credo sia Adele proprio, non so se lei o Gloria, non so neanche se basta uno scontro oppure ce ne vogliono due, questo adesso lo scopriremo tra un po'. Lo scopriremo tra un po', ragazzi. Lo scopriremo tranquillamente tra un po', eh sì. Un altro scontro ci vuole, che dite, lo facciamo? Vabbè, se incontriamo qualche nemico sì, dai. Altrimenti no. Allora, qui adesso si potrebbe proseguire avanti. E quindi, visto che qui la strada è interrotta, credo che bisogna salire. Però ho il presentimento che prima di arrivare nell'altra città potrebbe esserci una boss fight o qualcosa. Quindi ragazzi, io ve lo dico, andremo avanti nel prossimo gameplay. Me ne sto bello qui a livellare un po', perché veramente non voglio rischiare, non ho voglia di rischiare che ci sia veramente una boss fight. Io questo adesso non posso saperlo, però è meglio livellare un po', sì. Anche se si sono solo di due livelli per personaggio, però ragazzi, può fare la differenza, può far veramente la differenza. Poi ognuno, tanto comunque siamo quasi a mezz'ora di gameplay, quindi io direi che va più che bene. Direi che va veramente più che bene. Sono belli resistenti qui, Vi butto giù. Giuro che vi butto giù adesso, vi butto giù a tutti, a tutti! Senza tanti problemi, eh sì. Ok, Adele è salita di livello. Bene. Corno malefico, ragazzi, attenzione. Allora, adesso andremo a salvare la partita. E nel prossimo episodio si va avanti, ragazzi, perché veramente, ascoltatemi, io voglio proseguire con cautela, voglio livellare, perché non so cosa mi attende, ragazzi, veramente. Potrebbe esserci un boss o qualcosa, quindi la butto lì. Allora, detto questo, io vi do il vostro Diablotex qui presente, vi dà appuntamento e vi do appuntamento nel prossimo episodio. Voi restate qui sul mio canale perché ne vedremo delle belle, spero che ne vedremo delle belle. Quindi vi ringrazio per il vostro fantastico supporto come sempre, ciao a tutti. L'episodio si conclude qui, ma tranquilli perché andremo avanti alla grande. Ciao e alla prossima. Oh.